sentito o ballato sulle note di I Wanna Dance with Somebody. Tutti noi conosciamo l'interprete del brano, ovvero Whitney Houston, ma molti di noi ignorano gli autori di questa perla del pop, due artisti che si sono conosciuti casualmente al matrimonio della figlia del signor Boeing. Sì, proprio quel Boeing e quegli aerei. George Merrill e Shannon Rubicam cominciano una collaborazione artistica nel gruppo Boy Meets Girl, che fu poi consolidata dal matrimonio, il loro questa volta. Ma prima di sposarsi, composero una delle canzoni più popolari degli anni Ottanta e non solo. Una sera, nel loro studio casalingo, scrissero al volo una canzone che voleva raccontare il momento in cui i ragazzi escono dalla discoteca ed è già mattino e sono euforici, ma poi si fanno prendere dalla malinconia, perché non hanno nessuna innamorata da portare a casa. E allora nasce in loro il pensiero: voglio ballare con qualcuno che mi ami. I wanna dance with somebody who loves me. George e Shannon portano la cassetta con la demo del brano a Clive Davis, dirigente dell'etichetta della Houston, dicendo lui: se non ti piace, lo incidiamo noi. Ma Clive rispose: scordatevelo, non ve la ridarò mai indietro. E la propose alla Houston. In questo brano, Whitney conferma la sua estensione vocale, raggiungendo un do in registro sopra-acuto. La sua interpretazione viene premiata. Infatti, il 27 giugno 1987, il brano è in vetta alla classifica americana, contemporaneamente con l'album intitolato Whitney. E lì vi rimase per 3 settimane. Questa è la prima volta che un'artista donna raggiunge un risultato così alto.